che hanno preso parte al progetto stesso. In particolare abbiamo Cionus, che è un'associazione locale, quindi del contesto palermitano, e le varie associazioni straniere che appunto si sono mosse per realizzare il progetto stesso. Queste associazioni sono l'Association for Democratic Prosperity dal Montenegro, l'Adrit dalla Moldova, Brandenburgische Sportjugend in Landessportbund Brandenburg dalla Germania, la Fondazione Privata Catalunya Volontaria dalla Spagna, OL Azerbaijan Youth Movement dall'Azerbaijan appunto. Adesso volevo dare subito la parola al presidente dell'associazione Amiciolus, il dottor Daniele Di Pasquale, che ha organizzato il tutto e quindi ha reso possibile anche la realizzazione del progetto. Prego. Buongiorno a tutti, sono veramente felice che siete tutti qui e vorrei spiegare subito al progetto che cosa consiste. Exchange with Diversity, The Power of Dialogue è un progetto finanziato con il sostegno della Commissione Europea nell'ambito del programma di gioventù in azione. È un progetto di azione sociale organizzato dall'associazione appunto di Amiciolus con la partecipazione di 5 organizzazioni che già Francesco il principale obiettivo del progetto è quello di creare uno scambio multiculturale incentrato sull'espressione sociale dei giovani, determinato dalla diversità. Origine dalla volontà di superare le barriere mentali che portano all'esclusione sociale dei soggetti sovente considerati diversi, poiché l'esigenza di cambiare la situazione di far sì che di fronte ad una carrozzina non vi sia un handicappato, ma un giovane diversamente abile, che di fronte ad un accento strano non vi sia uno straniero da evitare, ormai è divenuto appunto pressante. La diversità può presentarsi sotto diversi aspetti, venendo riconosciuta nella discriminazione geografica, in ragioni culturali nella disabilità o nella disabilità. Tuttavia, grazie al potere del dialogo si può giungere al superamento di questo concetto di diversità, che può essere sostituito con due parole, integrazione e rispetto, giungendo a considerazione la diversità come valore aggiunto. Lo scopo principale del progetto è quello di contrastare il manifestarsi dell'esclusione sociale, di comportamenti negativi e di abitudini che la alimentano attraverso il potere del dialogo. Infatti riteniamo che attraverso il dialogo tutte le discriminazioni possono essere superate e si possa utilizzare la diversità come risorsa per diffondere una nuova cultura e costruire un futuro diverso per i non giovani. Il dialogo è uno degli strumenti più idonei per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La capacità di dialogo fisico tra persone che rappresenta la razza progettuale funge da mezzo di scambio di culture e problematiche diverse in relazione agli obiettivi progettuali e contemporaneamente da moltiplicatore dei temi del progetto. Il progetto si svolge a Palermo dal 13/2 2011 al 21 febbraio 2011 per un periodo complessivo di 9 giorni. Ci sono 24 partecipanti provenienti da 6 diversi paesi. Italia, Montenegro, Moldova, Azerbaijan, Germania e Spagna. Comporta un percorso di apprendimento non formale che si compone di giochi di ruolo, attività di costruzione del gruppo, visione di primaria, attività di simulazione, discussione aperta, convegni, letture, visite guidate, momenti interculturali, ludici e creativi. Il progetto ha anche previsto una lista di pianificazione avanzata utile ad organizzare lo scambio del miglior modo possibile, avendo una missione comune delle infrastrutture delle città ospitanti, potendo trovare soluzioni e potenziali problemi. Le attività sono legate alla creazione delle basi per la costruzione di una web radio multiculturale ed internazionale, che possa aggiungere un network giovanile, da cui la costruzione viene posticipata alla creazione di attività di follow-up. Il metodo di lavoro si basa sull'esigenza di creare un gruppo di partecipanti coeso, aspetto propedeutico rispetto a tutte le successive fasi di attività. Grazie ai suggerimenti forniti dal Block Development Game, combinati con le strategie inclusive fornite dal Blockbird Going International, Salto in Lot Resource, mirata all'esclusione di soggetti provenienti da diversi paesi dall'interno di un gruppo di lavoro, verrà creato un clima reciproco rispetto, caratterizzato dall'accettazione di sentimenti, opinioni e credenze degli altri partecipanti, di cui la multiculturalità e la condivisione delle diverse conoscenze arricchirà notevolmente le attività previste. Questa strategia permetterà di migliorare le competenze personali e sociali dei giovani partecipanti, promuovendo la tolleranza e il dialogo.